Siena. Rob Urzena, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, va sotto contro il Renate nel primo tempo, poi rimedia, nel secondo tempo poi rimedia dopo pochi minuti, una prova incolore specialmente nella prima frazione, rimediata appunto con il gol di Bonino ad un quarto d'ora dalla fine. Ancora ci si interroga sulla possibilità reale di crescita della squadra di Giovanni Colella, che comunque rimedia un punto in una trasferta ostica. Il Renate infatti in casa tuttora resta imbattuto. Il punto concerto sul campionato di Lega Pro Girone A, e poi uno sguardo al prossimo turno, perché lunedì all'Artemio Franchi arriva alle 20.45 la Lucchese. Ovviamente su Calcio Spettacolo, buonasera, benvenuti a tutti, la scaletta la dettano i nostri ascoltatori e per appunto gestire, per diffondere la loro voce è tornata questa sera Irene Pagliai. Buonasera Irene. Buonasera a tutti, vi ricordo il nostro numero 339 15 20 060 per sms, messaggi WhatsApp e la pagina Facebook Radio Siena TV. Ringrazio e saluto gli ospiti di questa sera, Guido De Leo, buonasera, della Nazione ovviamente, Carlo Castellani, buonasera, e Federico Passeri, buonasera a tutti. Guido, parto da te, particolar modo dalla prima frazione, da quel primo tempo della Robur totalmente insufficiente. A centrocampo i nerazzurri del Renate hanno dominato in lungo e in largo, poco reattiva la Robur anche sulle seconde palle, insomma un'anziana trincerata nella propria metà campo nella prima frazione, poi una ripresa dopo l'Eurogol di Scaccabarozzi dove la Robur è riuscita a mettere le cose a posto, ma insomma è un'altra partita da bicchiere mezzo vuoto, si può dire? Ma sì, sicuramente, credo che questa squadra stia fallendo ripetutamente l'operazione maturità, che insomma un po' tutti ci aspetteremo a questo punto, perché ora il campionato è a un momento importante, insomma, in cui già un piccolo parziale bilancio si può iniziare a fare. Io credo che la squadra insomma possa fare meglio, debba fare meglio, perché un primo tempo come quello di ieri insomma è stato veramente incolore contro sicuramente una buona squadra, però insomma non assolutamente assimilabile con le due precedenti formazioni affrontate in trasferta. Carlo, la sensazione è che a questa Robur Siena manchi il cambio di passo, cioè mi spiego, 90 minuti dall'intensità bassa, sempre costante, senza mai insomma un cambio di ritmo, squadra un po' piatta, almeno in queste prime 15 partite di campionato. Ma guarda, io non direi, perché io ho visto una reazione al gol piuttosto importante. Sì, questo senza dubbio, quindi, ma il ritmo rimane comunque lo stesso, una squadra molto pesante rimane, che ha difficoltà. Signori, ma noi che si vuole da questi giocatori e da questa squadra? Perché, voglio dire, il Renate è una squadra, sì, modesta, eccetera, però è una buona squadra con degli elementi, cioè c'era quel 9 Martella, mi pare. Marzella. Quello, ragazzi, ma già anche le altre squadre hanno, quindi hanno delle qualità. La forza degli avversari era da tenere in considerazione. Insomma, te sei sullo stesso piano. Il primo tempo, d'accordo, noi si parte sempre un pochino mollicci, titubanti più che altro, no? Poi sembra si aspetti lo sganassone per ripartire, però la reazione è stata importantissima, si è preso un palo, sì, si è fatto delle azioni. Io sul fatto che poi dominati a centrocampo nel primo tempo, non è che poi so così. Hai visto una partita affolate, differente. Sì. Affolate. Io ieri mi sono divertito, va bene, e ho visto, lui dice della maturità, io ho visto in queste ultime due o tre partite una squadra diversa da un mese fa, da un mese e mezzo fa. Quindi dici insomma una squadra che sta facendo dei passi in avanti, magari è più impercettibile, tu hai notato sì, un miglioramento sì, di questa formazione. Perché poi chi si è incontrato noi? Leviamo l'Alessandria e la Cremonese. Poi voglio dire, quegli altri sono di pari forza a noi, non è che sono degli squadroni, insomma. Ragazzi, il dodicesimo posto è quello che il Siena attualmente merita. Sì, forse qualche punto in più non ci stava male, si è fatto qualche, si è perso per la strada, però chi non l'ha persi? Perché allora. Quindi Carlo Castellani molto positivo. Io ieri mi sono divertito. Perfetto. Va bene? Riguardiamo allora il fin della partita, almeno poi con le analisi possiamo addentrarci meglio. Il servizio, gli highlights di Renate Robur Siena, poi di nuovo in studio coinvolgeremo anche Federico Passeri ovviamente. Campionato di Lega Pro Girone A, 15ª giornata, stadio Città di Meda, opposte Renate e Robur Siena. Il Renate, 22 punti in classifica, non perde in casa dallo scorso 6 febbraio, ed è la rivelazione del torneo. Robur Siena con 19 punti, 3 sconfitte esterne consecutive, compresa la Coppa Italia di Lega Pro.
Rosa al completo per i Brianzoli, Senesi invece falcidiati dagli infortuni. Avvio di Marca Renate, l'imbucata di Palma, la gira Napoli, pallone lento che scorre sul fondo. Sempre Renate, con Napoli dalla bandierina. Parte lo spiovente, torsione di Di Gennaro, la palla accarezza all'esterno della rete, Ghinassi si era perso, Di Gennaro, la Robursena non riparte, Pavanni in percussione, il suo bolide e Moschin calamita il pallone su di sé. Campo in condizioni molto difficili, Vannucci il traversone, fa buona guardia Stankevicius, ancora Vannucci che la schiaccia per Palma, il sinistro, Moschin super ci arriva sulla rasoiata di Palma, il Renate attacca a testa bassa, la Robozzena in trappola nella propria metà campo, il guizzo di Napoli, cross al centro, si coordina Marzeglia e provvidenziale il tocco di Ghinassi che sporca il pallone sopra la traversa, sempre il Renate con il calcio d'angolo di Napoli. Tutti a vuoto, sbuca Pavan e palo clamoroso, il pallone poi non entra, da 0 metri Pavan si divora l'1-0. Passiamo al secondo tempo a fondo di Iapichino, salta Marotta anticipato dal portiere Cincilla nel duello aereo. Renate in campo aperto con l'assolo di Lavagnoli che prova ad andare, la sua iniziativa, il tiro, una telefonata per Moschin. Il Renate domina a centrocampo, scacca Varozzi, venne a ricevere sulla linea mediana, decide di sfondare lui, cambia passo, prende la mira e trova un gol capolavoro, pallone all'incrocio, 1-0 per il Renate, rete d'antologia di Jacopo Scaccavarozzi, la prima in campionato, colpo da maestro, gol da vedere e rivedere, i giocatori della Robur non vanno però a contrastarlo, lo battezzano si direbbe nel basket, pallone imprendibile per un incolpevole Moschin, arriva però la reazione del Siena, Castiglia su punizione, parte la parabola, Di Gennaro e Ghinassi scavalcati, Stankevicius a botta sicura, addirittura è Mendicino il compagno a respingerla con la spalla, poi Renate con Anghileri libera, la Robursena vuole il pareggio, D'Ambrosio in verticale per Mendicino, supera Di Gennaro con una finezza, la scucchiaia poi per Marotta, via ostruita d'atteso, Marotta tocca per Iapichino, il tiro Cincilla efficace, alza sopra la traversa, la squadra di mister Colella, ex insieme al portiere Moschin, si espone però alle ripartenze del Renate, Napoli che evita bordi smista per Lavagnoli, la sua staffilata, pallone che sfiora il palo, non ci sarebbe arrivato Moschin, i cambi però danno la svolta alla gara per il Siena, Grillo fa correre Guerri, il suo cross in mezzo è lento, è ben piazzato Di Gennaro, cattura la sfera Iapichino, gira volta, sinistro e traversa piena. Iapichino nettamente il migliore della Robursena, Renate con la punizione di Ayman Napoli, non ci arriva Pavan, teso, non riesce a indirizzare verso la porta, Siena con la cavalcata di Grillo che cerca di sfondare, servizio per Doninelli, Doninelli cede a Vassallo, di prima Guerri prolunga per Bonino che può colpire e colpisce, Cincilla trafitto, 1-1 pareggio della Robursiena, Cristian Bonino quarto gol in campionato in 256 minuti di utilizzo, una rete ogni 64 minuti, fa del buon calcio qui in Siena, la palla si muove veloce. Qui Vassallo sospetta posizione di Bonino, Anghileri forse lo tiene in gioco, è 1-1 fra Renate e Robursiena, Siena che torna a pareggiare dopo 7 giornate di campionato. Questo dunque è quello che è avvenuto allo stadio Città di Meda. Federico, Siena che in qualche circostanza in campo non era messo benissimo sulle azioni del Renate, abbiamo visto nel gol, poi ne parleremo anche approfonditamente, reparti molto, molto scollegati, è lì che deve crescere questa squadra, perché poi le occasioni le crea, poi le concede un po' troppe. Sì, nel complesso, direi alla luce della prestazione, è un punto sicuramente valido da tenersi stretto, perché il primo tempo è stato sulla falsa riga di quello di Coppa Italia a Teramo, direi, cioè abbastanza deludente, per usare un eufemismo. Nel secondo sì, c'è stata una reazione, un Eurogol dovuto, a mio modesto parere, ma poi sicuramente sentiremo anche l'opinione di mister Colella, che le due linee fossero un po' troppo distanti, cioè lì il centrocampo, che già di per sé il nostro centrocampo è molto lento, Castiglia era già in evidente difficoltà, la difesa si è ritrovata a 30 metri dietro senza accompagnare l'azione e lì quando dai tutto quello spazio, sì, per carità, poi diremo che abbiamo preso un Eurogol da Scaccabarozzi, però insomma l'Eurogol ci sta tutto, ha fatto davvero un bel gol, ma ripeto, ce lo siamo un po' cercati con il posizionamento in quella fase della partita. Sì, poteva essere una situazione tamponabile. Sì, direi di sì. Irene con i primi messaggi dei nostri ascoltatori. Purtroppo anche con questa proprietà non siamo stati fortunati, diciamocelo. Con un altro allenatore si aveva 5-6 punti in più, massimo.
Massimo, molto negativo sia sulla proprietà che sul tecnico Giovanni Colella. Ora, su queste sono, naturalmente sono opinioni personali, i fatti alla lunga ci diranno se suffragate o meno, compresa, non potremo mai sapere se con l'allenatore in più il Siena avrebbe avuto anche dei punti aggiuntivi. Poi faccio rispondere i nostri ospiti su questo tema, finiamo però con i messaggi. Se siamo sullo stesso piano del Renate, forse qualche problema c'è, Mago. Messaggio del Mago, che ringraziamo. Ciao Rene, forza Siena. Ieri è stata una squadra vera, così vogliamo vedere la Robur. Poi, in classifica, bisognava avere almeno 3 o 4 punti in più. Forza Siena, un grosso saluto alla tua amica Monica. Ciao Monica. Abbiamo terminato. Da dire però, Guido, come Colella, ieri i cambi li abbia indovinati, perché entra Grillo e si dà vivacità, certo, conferisce spessura alla manovra del Siena. Bonino segna il gol. Quindi da questo punto di vista naturalmente le sue mosse le ha azzeccate. Il miglior Grillo della stagione, mi sembrava di vedere anche un Doninelli un po' più dinamico, sia del predecessore sia lui stesso rispetto al solito. Quindi, insomma, i cambi sono stati importanti, l'inerzia è stata capovolta, non so se solo per i cambi o in generale per la lezione emotiva della squadra, quindi sicuramente il secondo tempo resta da salvare, con anche da sottolineare, insomma, il quarto gol di Bonino in pochi spezzoni. Sì, 4 gol in 256 minuti. Esatto, a partire da Alessandra giocata dall'inizio, poi sostituito, comunque insomma non ha mai fatto 90 minuti interi. Un ragazzo interessante, considerando che il Siena veramente ha 3 attaccanti, perché due uno non si è neanche mai visto, perché il Vente ha fatto un quarto d'ora in 4 mesi, quindi il Siena ha 3 infortuni. Attaccanti fondamentalmente stanno facendo, in termini di gol almeno, tutte e 4 cose piuttosto positive, visto se li sono veramente equamente divisi. Sì, 5 Marotta, 4 Mendicino e 4 Bonino. Carlo, l'abbiamo visto anche dalle immagini, un campo dal fondo pesante, il pallone rimbalzava anche in maniera irregolare, quindi poteva essere anche un'arma a favore del Renate, che su quel manto gioca le sue partite casalinghe. Il Siena ha avuto qualche piccola difficoltà iniziale nel trovare le contromisure a un terreno non idoneo, una partita di Lega Pro. Ma sì, insomma, sai, io a questi discorsi dei terreni, perché le squadre erano due, i giocatori hanno 2 gambe per uno, sicché voglio dire, sì, un po' più lento, ma penso non abbia influito. Secondo me ha influito i cambi azzeccati, Grillo ha dato una spinta non indifferente a sì. Bonino, poi ha fatto gol, quindi voglio dire, meglio, cioè, cambi migliori di questi era difficile immaginarseli. E niente, Bonino dice non ha giocato mai una partita intera, con questo ragazzo del 96, no? Del 96. Andiamoci piano, perché a montarsi il campo ci vuole poco, te se ti ricordi a Teramo, noi si è preso un gol per la sua incaponimento nel voler fare un dribbling che non era possibile, hanno preso la palla e sono ritornati, quindi a piccole dosi. Colella ha detto è più facile entrare a partita in corso iniziare. Esatto, a piccole dosi, secondo me poi piano piano viene fuori e si tranquillizza. Federico, il forcing iniziale del Renate, nonostante le occasioni concesse, comunque tamponate dal pacchetto difensivo bianconero, che con Ghinassi in particolar modo ha comunque retto botta. Su Marzeglia, Ghinassi ha chiuso in 2 situazioni in particolare che non risultano da questi filmati, dove comunque poteva scaturire un pericolo evidente, quindi anche la linea difensiva, assistita da D'Ambrosio in particolar modo, ha retto, nonostante appunto le occasioni che sono state concesse. Ghinassi ieri mi è piaciuto, come mi è abbastanza piaciuto anche Bordi, alla fine è giovane e secondo me non ha fatto male nelle partite in cui ha giocato. Meno bene sta anche Vicius, secondo me, ieri, e dalla sua parte sono venuti un po' tutti, quasi tutti i pericoli del primo tempo, e anche nel secondo non l'ho visto benissimo il lituano, forse in posizione di esterno si trova un po' più a fatica. D'Ambrosio, sì, quando c'è D'Ambrosio dà una grande mano alla difesa, perché è un difensore, cioè, quindi ma non lì, produce in fase di spinta. Lì viene uno dei grandi dubbi, forse non solo miei ma anche di altri tifosi di quest'anno, relativi al modulo utilizzato da Colella, perché se nel 3-5-2 ti impieghi un esterno che di fatto un esterno non è, ti trovi sempre con qualche
situazione o con qualche coperta un po' corta, ma magari ci si torniamo dopo, non vorrei anticipare i temi. I temi comunque sono interattivi, sono dinamici. Perché poi il 3-5-2 rimane un dubbio, ecco, tanto un po' in tutte le trasmissioni è stato dibattuto, rimane un po' un dubbio amletico. Non solo quest'anno, il 3-5-2 per me è un dubbio da sempre, sì che non è, e non solo per me. Però quest'anno veramente è un po' la pervicacia di questo allenatore nel perseguirlo ad ogni costo senza avere gli uomini, un po' mi colpisce. Nell'intervista di venerdì della trasmissione di Angela Gorellini ho sentito il corrispondente da Renate, molto bravo peraltro, che diceva sì Colella ha un grande ricordo, però quest'anno insomma vedendo gli uomini il nuovo mister è passato subito al 4-3-3, ecco, forse qualcosa vuol dire, insomma, perché semplicemente guardo gli uomini, decido il modulo, mi sembra un buon approccio. Se decido il modulo senza guardare gli uomini, non lo so, vedendo quello che abbiamo noi qualche dubbio a me resta, però per carità il tecnico è sovrano, vede lo spogliatoio, vede i ragazzi tutti i giorni, quindi deciderà. Io parlo semplicemente da tifoso, che vedere D'Ambrosio, che è un buon difensore, vederlo costantemente a coprire tutta la fascia mi lascia un po' perplesso. Come mi lascia anche Guido sull'argomento? Ma io non sono mai stato un grosso appassionato di discussioni sui sistemi di gioco, perché penso sia più importante l'interpretazione. Però quest'anno oggettivamente qualche dubbio ce lo sto avendo anche io, perché soprattutto il fatto che il Siena non ha mai, se non forse 10 minuti nel finale ad Alessandria, a Cremona scusa, ha cambiato sistema di gioco neanche in situazione di difficoltà, di svantaggio e tutto. È una cosa quantomeno un po' particolare. Ora, fermo restando, insomma, l'allenatore ha tutto il diritto di schierare il sistema di gioco che vuole, il suo prediletto da anni, probabilmente, che ritiene più adatto ai giocatori che ha. Però io insomma credo nella storia recente del Siena un allenatore non abbia mai, ormai a dicembre, cambiato una volta, neanche a partita in corso, è quantomeno particolare. Poi, fermo restando, insomma, la squadra sicuramente qualche certezza in più rispetto a prima ce l'ha, quindi anche qualcosa di buono questo sistema lo porta. Però ecco, specialmente in alcuni momenti, ecco, la partita di Teramo, e qui concludo il ragionamento, è stata emblematica, perché insomma se a un quarto della fine un difensore chiede il cambio per crampi e con una partita secca da provare a rimediare entra un altro difensore, quindi neanche in quel caso il dogma viene abolito. Evidentemente insomma è talmente importante il sistema di gioco, la quadratura del cerchio, che il Siena probabilmente in questo momento non è in grado di far diversamente, suppongo, perché altrimenti non si spiega. Carlo, anche per te una domanda di questo tenore, poi aggiungo una considerazione anche su Iapichino, perché abbiamo parlato di D'Ambrosio, che comunque Iapichino, lo svizzero, è una delle piacevoli scoperte di questo avvio di campionato, perché è una locomotiva costante sulla fascia di sinistra e l'ho giudicato almeno il migliore ieri della Robur Siena. Ecco, quindi anche questo tema volevo affrontare con te. Iapichino senz'altro è una spina nel fianco in tutte le partite, è veloce, c'ha dribbling, c'ha cross, perché li fa parecchi e anche tagliati e fatti bene. Dall'altra parte, ragazzi, c'è D'Ambrosio, se pretendi di fargli fare il terzino di fascia, il terzino di fascia non è, sì che... D'altra parte, per esempio, anche il discorso Stankovic-Vicius, quando c'è D'Ambrosio regge più o meno bene, capito? Perché io ho qualche dubbio su quest'uomo, perché comincia a essere un pochino... Su Stankovic-Vicius. Sì. Comincia, un po' secondo me, comincia a essere un pochino... Però, insomma, è un uomo di esperienza, che discorsi. Però quando ha accanto qualcuno che lo rassicura, va meglio, capito? Io sul modulo, ragazzi, io di moduli non me ne intendo tante. Effettivamente, se quest'uomo si incaponisce, come tanti allenatori fanno, perché gli allenatori hanno l'amore per il giocatore, l'amore per lo schema e tutto, se si incaponisce su questo, evidentemente qualche cosa c'è, perché se no, effettivamente, come ha detto lui, non è comprensibile la cosa. Ecco, si vede, gli dà fiducia a questo schema. E gli uomini sono per un 3-5-2. Gli uomini sono quelli, e quindi lui lo fa. Irene, altri messaggi prima di lanciare la clip della tattica?
Dopo Cazzamalli si è preso gol anche da Scazzabarozzi. Ora ditemi un altro giocatore con un nome improponibile, perché state sicuri ci farete anche quello, Leo. Questa è una battuta che potevamo attenderci da qualche ascoltatore. Secondo me il Siena ha 5-6 punti in più, Lupa Roma, Livorno, Pistoiese, Pontedera e altri punti rubati sono una banda di ubriachi. Rubati mi sembra un termine molto forte. Comunque, buonasera, prego. Volevo gentilmente chiedere al signor Castellani ieri che partita ha visto. Quelli del Renate specialmente nel primo tempo arrivavano da tutte le parti, zero filtro a centrocampo. Quello che ha fatto l'Eurogol si è fatto 30 metri palla a piede, senza che nessuno lo contrastasse, nemmeno in prima categoria. Daniele. Ti faccio rispondere, questo, Carlo. Il problema è che quello ha fatto 40 metri da solo, ma non è la prima volta che succede, hai capito? Comunque io ho visto una partita, e ti ripeto, a me è piaciuta, e nel primo tempo abbiamo subito da una squadra che giocava in casa e che, se non sbaglio, c'ha la difesa meno... No, in casa non ha mai perso, non ha mai perso 5 vittorie e 2 sconfitte, ha 4 gol interni solamente subito. Così che, insomma, io l'ho vista in questa maniera, lui non lo so come la... Se lui pretende andare nei posti e giocare come il Real Madrid, si può anche pensare, ci si addormenta e si sogna. La tua teoria ovviamente è il valore della squadra, poi è rimasto proporzionato a quella che è stata la partita. Penso di sì. Perfetto, allora entrano in gioco i nostri professori accademici della tattica, Roberto Benincasa e Marco Maffei, la loro rubrica Tattica a tavolino, una prima parte molto robusta, poi arriverà una seconda versione leggermente light, Tattica a tavolino, e poi torniamo in studio. Finalmente più chiarezza nella società, nota positiva, ma diciamo un adagiarsi a metà classifica da parte della squadra del Siena, una partita che ha due volti come ormai sta succedendo di spesso, un primo tempo praticamente inesistente e un secondo tempo in buona parte volitivo, ma poi alla fin fine ci siamo anche accontentati. Cosa dire di questa partita? Dire qualche cosa di positivo nel primo tempo è estremamente difficile. Diciamo si è salvato forse Vassallo nel primo tempo, Stankevicius, Ghinassi, qualche cosa sì, ma per il resto mi sembra che abbiamo brancolato un po' nel buio. Sì, gli altri andavano a 2000 all'ora, mi ha detto il presidente, ma forse eravamo noi che andavamo un po' troppo piano? E se noi andiamo troppo piano nel primo tempo e gli altri vanno più veloci e ci mettono in difficoltà, grazie alla nostra buona sorte se non abbiamo subito le reti che dovevano essere fatte da parte degli altri. Cosa poter dire? Il Siena, il calcio, dico, ci sono delle terminologie. Una terminologia è la catena. Catena, che cos'è? La catena è una catena di destra e una catena di sinistra. La catena è un composto di giocatori che consente alla squadra di arrivare a essere protagonista sulla propria fascia, fascia destra, fascia sinistra. Al Siena abbiamo da una parte Iapichino e dall'altra D'Ambrosio, diciamo gli esterni su cui poi si incernano il discorso della laterale, però tutto questo poi viene a essere usato da Vassallo da una parte e dall'altro da Castiglia. Se da una parte c'è Iapichino che ha già dimostrato di essere validissimo, quello qua, Vassallo che diciamo aiuta e dà un contributo sensibile a questa cerniera con i movimenti poi dei due attaccanti, dall'altra abbiamo D'Ambrosio che è comunque sia, nonostante i suoi sforzi apprezzabili di stare in quella zona, anche un'altra persona che si chiama Castiglia che secondo me è completamente fuori condizione. Ecco. Se questo è il vero Castiglia, questo non lo sappiamo, ma mi auguro che non lo sia e che per la carriera che ha avuto fino adesso debba dimostrare ancora molto, ma è anche vero che le scelte vanno fatte in base ai giocatori nelle condizioni in cui sono. Fargli fare le partite per trovare condizioni quando siamo lontani chilometri da una condizione accettabile e di rispetto dei ruoli anche di quelle che sono le persone che vengono lasciate in panchina, penso sia una cosa importante. Ci sarebbe altre cose da dire, ma comunque diciamo
Al momento mi voglio fermare lì. Confermo quello che ha detto Roberto, il treno di destra è stato un treno estremamente lento che non ha prodotto praticamente niente nell'arco del primo tempo e parte del secondo tempo, è stato differente dal treno di sinistra, un treno composto da giocatori più veloci. Io parlerei proprio di un discorso di velocità. Stankevičius, Castiglia, D'Ambrosio sono tre giocatori che hanno un passo solo e non è certo quello della rapidità il loro passo forte. Di qua avevamo Bordi, Vassallo, Iapichino che hanno tutt'altra dinamicità. Io credo che a un certo punto, se proprio è necessario dover giocare così, ma entro su un altro discorso in questo momento, è necessario dover applicare contro tutte le squadre, contro tutti gli avversari, anche quelli che giocano con una boa nel mezzo, due laterali e tre centrocampisti centrali, sempre il solito modulo? Si può variare il modulo in base anche alla condizione fisica, atletica e alla tipologia dei giocatori che dobbiamo o possiamo mettere in campo? Questo è un altro tipo di discorso. E se da una parte ci sono due giocatori piuttosto lenti, forse a provare a far così si cercherebbe di dare un equilibrio diverso anche all'assetto del centrocampo. Un tentativo senz'altro andrebbe fatto, ma comunque sia, ritorniamo a dire che il centrocampo il primo tempo è stato del tutto inesistente. E cosa? L'ho detto prima, la buona sorte ci ha aiutato, siamo rimasti in partita, il secondo tempo abbiamo iniziato, il secondo tempo come l'avevamo fatto la domenica prima a casa, abbiamo avuto subito un'occasione, per un certo verso ho detto ci siamo ripresi, nel momento in cui abbiamo detto questo parte un giocatore della Renate da metà campo da solo, 30 metri arriva a fondo, ha fatto un gol bellissimo, ma 30 metri, 30, 35, 40 metri non si fanno fare a nessuno. La squadra si è allargata, non ho capito, evidentemente ci sono delle situazioni dove, come già sono state sottolineate altre volte, se non si attacca non si sa difendere, se non si difende non si potrà attaccare. Quindi il problema è che comunque sia questa è una squadra da questa classifica. Un vero e proprio trattato con tanto di sentenza finale di Roberto Benincasa e Marco Maffei, linea alla pubblicità e poi la seconda parte di Calcio Spettacolo. Siamo tornati in studio per il secondo round di Calcio Spettacolo, ancora dentro le analisi di Renate e Rob Urziena. Cominciamo però con Irene, ti abbiamo un po' trascurato sul finale, sì, della prima frazione di trasmissione. Prima dei messaggi, però, come i nostri ascoltatori sanno, noi dedichiamo una parte del tempo a ricercare la sorte, la carriera, il percorso intrapreso da ex bianconeri e questa sera tocca un ex attaccante. Esatto, si è ritirato dal calcio giocato Emiliano Bonazzoli, attaccante con una lunga carriera in Serie A e Serie B, tra Brescia, Parma, Reggina e Sampdoria. Il classe 1979 ha vestito anche la maglia della Rob Urziena nella prima parte della scorsa stagione, mettendo a segno 4 reti in 14 presenze. Bonazzoli sta adesso muovendo i suoi primi passi da allenatore. È divenuto infatti il tecnico in seconda, nonché collaboratore dell'area tecnica dell'Atletico Conselve, squadra di prima categoria veneta. Nel girone D della prima categoria, l'Atletico Conselve occupa però il penultimo posto in classifica, con 10 punti. Per Bonazzoli dunque un avvio di stagione in salita. Abbiamo quindi rintracciato Emiliano Bonazzoli fare il secondo allenatore di una squadra di prima categoria veneta, cioè l'Atletico Conselve, vedevo anche un po' di ilarità generale in studio. Passiamo ai messaggi. L'umiltà di Guardiola è da paragonare alla strafottenza di Colella, ma chi si crede di essere Leonardo? Messaggio un po' sulla falsariga di quelli arrivati nelle scorse settimane con i nostri ascoltatori, almeno una parte che non gradiscono molto il carattere di Giovanni Colella. Quando Colella passerà al 4-4-2 potremo utilizzare Grillo, uno dei pochi che salta all'uomo, Fabio. Abbiamo altri spettatori. C'è Antepatio Lippi. Gli allenatori siamo sempre stati particolarmente esigenti.
La squadra fatta è mediocre, inutile stare a offendere gli allenatori. Mago. Una lettura diversa, quindi. Quali specie rare di belve secondo voi vivono dentro il macchiaio dietro le panchine al Musa? Il campo in effetti era un po' particolare, ecco, mettiamola così, con attrezzi seminati in qua e là. Abbiamo parlato del fondo irregolare, ma insomma, comunque ci tengo a ringraziare anche la società Renate per l'ospitalità con la quale ci ha accolto e l'ha detto stampa, l'ufficio stampa in particolar modo. Grazie. Prego. Il grande problema non è la singola partita, ma come si può pensare di avere un progetto a lunga gittata con qual è l'allenatore? Siamo seri, per favore, però non ci prendete per ebeti, Giacomo. Colella ha comunque un anno soltanto di contratto, quindi prima di parlare di progetto bisognerà vedere anche se la società intenderà estendere il rapporto con Colella. Analisi tecnica perfetta, complimenti ai tecnici di Radio Siena, un po' meno a Colella, Marco. Marco che gradisce Roberto Benincasa e Marco Maffeia. Lo schema della Robur con i giocatori attuali è il 4-2-4, con Grillo, Iapichino esterni e Bonino Marotta centrali, Massimo. Stoppiamo un attimo sì. I messaggi perché sono numerosi, poi li riprenderemo nella seconda parte. Torniamo ai singoli, Guido, perché per la seconda partita consecutiva si è visto in campo dal primo minuto Ivan Castiglia, dopo due mesi chiaramente di stop per l'infortunio. Ancora un giocatore lontano dalla migliore condizione, ha giocato anche perché c'era emergenza totale a centrocampo, certo. Squalificato Firenze, infortunato Gentile. Quanto ancora il Siena potrà aspettare Castiglia secondo te? Ma io credo già da lunedì, quando rientrerà a Firenze alla squalifica, credo che Castiglia non partirà dal primo minuto, anche perché pensare a un utilizzo contemporaneo di entrambi come mezzali mi sembrerebbe un po' eccessivo, anche perché insomma un ragazzo che sicuramente avrà delle buone qualità e in questa categoria può far bene senza dubbio, però insomma per adesso l'ha fatto vedere veramente poco, prima perché veniva da una stagione particolare a Catania dove aveva fatto una quindicina di partite giocando con pochissima continuità anche per gli infortuni e poi insomma dopo due mesi per questo stiramento avuto con la Lupa Roma, chiaro insomma un giocatore dal quale ci si aspetterebbe molto e che per adesso insomma sta offrendo veramente poco, però insomma è un giocatore, uno di quei giocatori insomma scelti da Colella, aveva già avuto sì, dolci anche a Como e anche dal direttore, con la speranza insomma possa fare un girone di ritorno migliore di quegli sprazzi di quello di andata in cui si è visto poco, ma come si sono visti poco oggettivamente anche altri giocatori. Carlo, un Siena falcidiato dalle assenze, perché abbiamo parlato ora di Gentile di Firenze, uno infortunato e l'altro squalificato. Panariello ha subito un guaio muscolare e dovrà stare fermo per 3 o 4 settimane. C'è la lungodegenza di Terigi, nonostante i 28 elementi della rosa, assenti anche Lucarini, Ventre secondo il portiere Biagiotti, ieri la coperta era particolarmente corta. Sì, un po', sai, questo è un po'. Nelle caratteristiche, cioè nelle difficoltà di tutte le squadre, avere una serie di infortuni, ecco perché proprio sono 27, un allenatore preferisce avere tanti giocatori, magari qualcuno anche non proprio di qualità eccelsa, però per tappare dei buchi, e oggi si gioca troppo ragazzi, prima non esistevano mica questi infortuni, questi muscolari, queste cose, cioè, anche Castiglia per esempio che è uno, quanti anni ha? Diversi? 88. 88, ecco, io me lo ricordavo a Catania e con la regia, me lo ricordavo un signor giocatore. Evidentemente, cioè non ha 88 anni, classe 88 chiaramente. La classe 88, sì, sì. Non 88, no, se no posso giocare sì. Anche io discretamente. Allora, io sì, me lo ricordavo un bel giocatore, effettivamente ora saranno gli infortuni, sarà l'età e tutto, però effettivamente bisognerebbe che facesse qualche cosettina di più. E poi per il resto, Firenze è un bel giocatore, però anche lui, cioè, non ci si può far buttare fuori dalla panchina ragazzi, ma si scherza davvero, cioè qui la società dovrebbe prendere dei provvedimenti. Sì, l'ha già fatto, ha già multato. Beh, sì, non lo sapevo, ma insomma, a meno male,
perché sono ragazzi, sono giovani, si di belle speranze e ti fanno queste stronzate. No, no, però Carlo, siamo in fascia protetta, non protetta, non possiamo dare vita a queste espressioni, queste sciocchezze, ti censuriamo Carlo, riavvolgiamo il nastro, prego Carlo. Allora, siamo tornati dalla pubblicità. Firenze, sono bravi ragazzi, bravi, però non possano fare delle sciocchezze tali. Perfetto, sei salvato in calcio d'angolo, te la perdoniamo. Irene, abbiamo altri messaggi, se no sì. La durata poi... Fermi tutti, Stankevicius deve giocare, è l'uomo che crea lo schema più pericoloso di mister Colella. La rimessa laterale, un saluto a Federico, alla splendida Irene e al sempre competente Giulio David. Sì. Grazie David, eri però Federico Stankevicius in un paio di rimesse laterali consecutive si è fatto fiscare il controfallo a sfavore. Stranissimo, infatti ho detto se non fa neanche questo è un problema, no, ma poi... No, ma Stankevicius effettivamente all'inizio era un'arma che sembrava vincente, poi secondo me l'hanno imparato, l'hanno capito un po' tutti, poi sembra. La vedo dura quando batte poi la rimessa sull'angolo opposto, perché per rientrare, come si diceva quando si giocava noi, ci vuole il pollicino, nel senso che ci vuole i suoi tempi per tornare in difesa, poi ho visto piazza agli uomini per coprire la zona, ma insomma, io è un'arma che comincerei a pensare di usare un po' meno e un po' più a modo, perché... è pericoloso, cioè, è come un calcio d'angolo, però a livello di equilibrio della squadra qualche scompenso lo crea. Possa ripartire le squadre fregate in contropiede, soprattutto lui è sempre lì. Si ritorna lì al discorso del centrocampo lento, perché Castiglia sì, anche Guerri non è un fulmine di guerra. Anche Guerri non è un fulmine di guerra, Doninelli non ne parliamo, sembra di rivedere il Nadir Minotti dell'anno scorso. Però infatti, ha nominato due persone, una è dell'88, ha detto, e una dell'81. Ma non è l'81. Se ci ricordiamo la vista l'anno scorso, correvamo un matto, eppure era vecchia, era l'età sì. mia. Sì, è vero, dipende anche da come. Dipende da come. Tant'è che Federico Vassallo, ieri era una mosca bianca nel centrocampo della Burziena. Le giocate di strappo sono arrivate proprio dall'ex calciatore della Portoghese. E anche un bel tocco sull'assist per Bonino. Sì, poi l'ha prolungata Guerri in un secondo momento, però è una bella azione, Vassallo è stato protagonista, sì. Poi vedremo anche le immagini nel dettaglio. Andiamo ancora dai nostri ascoltatori. Scusate, mi sono svegliato tardi, ma siamo ancora in A? Visto la soddisfazione del pareggio, bel gioco e del 12° posto. Non si firma. Un velo di ironia, mi sembra, in questo messaggio. Voi ve la prendete con Colella, ma chi l'ha portato? La società. Chi è la società? E poi il modulo può darsi che sia imposto dalla società? Ora, non credo che la società imponga un sistema di gioco. Andiamo via. Questo non credo, però poi l'allenatore è chiaro che ha un destino legato ai risultati. Bisogna vedere quale sia l'obiettivo della proprietà, se l'asticella sia stata posta a questo livello. È chiaro che può andare bene anche l'operato di Colella. Per il valore della squadra, secondo il nostro Carlo, questa è la classifica che il Siena merita, e quindi faccio... Qualche punto più, va bene, sì, che si risolve, niente. Vai. Domanda, quanto incide Colella e quanto incide il vicepresidente autonominato in percentuale nelle scelte tecniche dei giocatori e del modulo da adottare? Per me decide molto il tuttologo, se no tutte le volte non ci racconterebbe la partita nel post gara, come se fosse un allenatore. Un attimo Irene, tra l'altro nell'ultima parte di Calcio Spettacolo ovviamente parleremo della notizia arrivata nella serata di ieri nel post partita a Renate, e cioè la nomina di Anna Dure come presidente e Federico Trani come suo vice. Guido, ti voglio far rispondere a questo messaggio su Federico Trani, a parte del nostro ascoltatore, un po' troppo intraprendente, ingerente nelle questioni tattiche. Ma sì, questione un po' particolare oggettivamente, devo dire che tra Serie D e Serie C ne sento molti di dirigenti che parlano del post partita. Noi eravamo abituati tra A e B, che insomma ci sono delle regole diverse, no? La cosa un po' particolare è che soprattutto all'inizio, ora un po' meno, a volte non era neanche particolarmente, i suoi interventi non erano particolarmente in sintonia con quelli di Colella e viceversa. Però insomma, del resto non credo ci siano obblighi particolari. Quindi è giusto che la proprietà, secondo te, parli dopo tutte le partite? Allora, quello penso io, no, nel senso che secondo me il direttore o l'amministratore delegato, il vicepresidente o il presidente che sia,
per dare anche più valore al proprio ruolo, dovrebbe magari parlare in determinate situazioni, che ne so, se la squadra fa una brutta partita e perde nettamente, oppure se c'è un episodio, una serie di episodi arbitrali clamorosamente a sfavore, per farsi sentire, cioè dare un peso diverso rispetto a quello dell'allenatore e dei giocatori. Fermo restando, però questa è un'opinione mia assolutamente personale, io ne ho sentiti tanti, insomma, anche Ponte parlava molto spesso, forse non sempre, ma insomma quasi sempre. Era meglio se stava zitto spesso e volentieri, ma insomma, io direi anche sempre, perché non si attiva mentre parlava, quando aveva da levarsi qualche sassolino parlava. No, dicevo, con delle tempistiche, prego, sì, poi dicevo, torno da Irene. No, noi, ritornando al discorso di prima, a squadra eccetera, ma non è che noi si è visto un po' troppo a Serie A, un po' troppo a Serie B? Non si è visto passare da Siena dei giocatori di livello iniziate. E ora ci siamo, perché ragazzi, uno che oggi ha 18 anni o 20, va bene, prima se le ricorda le cose, giusto? Ma non si ricorda mica di quando si andava a giocare a San Gimignano, ora a San Gimignano ci siamo mascati, ma insomma a Colle Valdezza, ecco, se si andava in eccellenza, c'è rischiato, capito? Cioè c'è tanti giovani che oggi, però il tifoso di ogni squadra, Carlo, è ambizioso all'ennesima potenza. L'ambizione sì, anche è un'altra perché... cosa, ma l'obiettività è ci vuole. Sì, però Carlo, ricordiamoci da dove veniamo, a me mi piace dirlo ora che ho fatto 15 anni tra A e B, sì, perché ricordiamoci da dove veniamo, quando si era in A che ci ricordavano della C, ne ho sentito anche troppo, io siccome ho fatto sia dalla C2, la C1, la B e la A, e ora sono ritornato, a me ricordiamoci da dove veniamo, mi piace anche ora per ricordarmi della A e della B, non per ricordarmi della C di prima, perché sì, sennò è un leitmotiv che si sente oggi troppo, si pretende da qualcosa. Io a volte lì a Fedelissimi, quando si guarda la televisione, guarda quello, madonna, ma è passaggio, lui è un troiaio! Ma quelli, ragazzi, quelli di C, Carlo, sei scatenato. Quelli di C degli anni 90 però erano più tecnici, eh? Quelli di C degli anni 90 in erano generale più tecnici. C'era più tecnico. Questi è corrono vero, di più. È vero, è vero. A livello di tecnica, Federico, questo sono d'accordo. Questo assolutamente. Si è visto da Inzaghi, era un signor giocatore. Sì, te la riconosco. Il livello del calcio è calato, è però calato dalla Champions League all'eccellenza. Sciacalunga sera, sì, all'ultimo anno. Torniamo da Irene, dobbiamo ancora smaltire dei messaggi dei nostri ascoltatori. Castiglia ha una velocità come la basculante del mio garage. Esatto. Questo messaggio condensa un po' ciò che abbiamo detto finora. Si gioca sempre un'ora in uno in meno. Buona trasmissione, Marco. Bene, grazie Marco. Poi non mi si apre più. Abbiamo un messaggio di Almusa. Posso chiedere al signor Castellani cosa ha detto? Non si è capito bene, mi sa, quando ha avuto il colpo di tosse. Cosa hai detto quando hai un attimo alzato colori del tuo linguaggio? Si mettano in galera. Paganini non ripete. Andiamo avanti. Poi io sono al pianoforte e non ripeto lo stesso. Abbiamo un messaggio abbastanza lungo di Massimiliano. Non lo leggiamo, poi lanciamo Colella, visto che anche Federico ha detto lo ascolteremo, infatti lo ascolteremo. Per la partita di ieri si può parlare di buon punto conquistato oppure di una mancata vittoria. Abbiamo fatto una partita nella partita, stretti alle corde fino al loro gol, che come uno schiaffo ci ha risvegliati e da allora abbiamo costruito nel secondo tempo molte azioni pericolose e palle gol. Due di Apichino, di cui una colpisce la traversa e in un miracolo di Cincilla. Tiro di Stankevicius deviato di schiena da un loro giocatore e il gol di Bonino. Loro hanno preso un palo nel primo tempo e ci hanno messo alle corde, ma noi abbiamo saputo reagire e si è pareggiato. Ieri il peggiore di tutti è stato Castiglia, non ne ha azzeccata una giusta, ha perso quasi tutti i contrasti e invece di correre camminava. Non a questo punto della stagione sia utile alla causa un giocatore ridotto nelle sue condizioni fisiche, perché è molto sovrappeso. Mi sono piaciuti Marotta, anche se più sottotono di altre volte. Iapichino in palla e Bonino è entrato come col tutto cuoio, risolvendo le cose. Mi date spiegazione dell'assemblea dei soci fatta per PEC, perché è la prima volta che ne sento parlare. E non sono esperto in materia. Se l'hanno fatto, credo che lo statuto della società lo permetta.
Un saluto alla bellissima, bellissima Irene, grazie. Massimiliano, continua. Pazienta, perché nell'ultima parte ne parleremo. Continua dicendo: già il terreno di gioco di merda fa schifo. Poi faccia protetta. Però anche questa è scivolata, cioè scivolata. Così dopo aver rimbrottato il nostro poi mi hanno detto che sabato pomeriggio ci hanno giocato una partita, per questo era così gibboso e devastato, ma non farsi giocare nessuno prima ci voleva troppo. Non mi scrivete parolacce. Abbiamo grazie. Parlato del terreno di gioco. Ascoltiamoci Giovanni Colella, il suo commento post partita a seguito della stampa di Renate Roburziene, e poi torniamo in studio. Il primo tempo, insomma, avevo qualche dubbio che l'avevamo fatta. Invece al secondo tempo, poi alla fine la partita si è un attimo più equilibrata, loro hanno rallentato un attimino e magari siamo venuti fuori un po' meglio noi. Però in generale non è stata una grande partita da parte nostra, onestamente. Ma c'è un discorso, guarda, sì, ma non è solo un discorso di mentalità. Sono d'accordo che la mentalità è stata diversa, perché secondo me una squadra in generale, ma non Siena, qualunque squadra non può giocare come abbiamo fatto noi il primo tempo. Dopo ci sta e ci starà sempre, probabilmente giocando contro questo Renate, perché non penso che sia successo solo a noi, che finché loro giocano con questa intensità fai fatica tu. E non penso sia successo solo a noi, penso che abbiano pagato un po' tutti questa è una squadra che va a 5.000 all'ora. Chiaro che dopo, nel momento in cui rallenta, si espone un attimino. Però si è esposta anche il primo tempo, abbiamo fatto 4 contropiedi, infatti quello mi fa arrabbiare, perché nonostante si sia sofferto e loro abbiano fatto bene, abbiano avuto delle occasioni, però quei 2-3 contropiedi noi dobbiamo sfruttarli meglio. E tu puoi essere anche una squadra che va pianino rispetto a una che va forte, però lì ci devi essere. Vabbè, impareremo. No, ecco, questa è una lettura giusta. Diciamo che fatto l'1-1, una squadra mediamente esperta può gestire un po' meglio alcune situazioni, sì, certo, questo sono d'accordo. Di questo sono d'accordo. Però fa parte, ormai devo dirti anche che fa parte del nostro essere, perché lo vedo regolarmente questa cosa qua, e per quanto ci si lavori, continuo a vederla. Effettivamente è vero, sono d'accordo. I cambi. Stavolta è andata bene, altre volte non va bene. L'allenatore non è così incisivo come pensate voi. Una volta è andata bene perché Bonino ha fatto gol. No, partite sulla fascia, Grillo. Sì, però pensa se avessimo avuto Grillo al primo tempo. Prova a immaginartelo, il primo tempo con loro che ci schiacciavano e che ti puntavano, andavano oltre e in mezzo non riuscivamo mai a prenderlo. Prova a pensarci. Perché dopo bisogna pensare al momento, no? Ma forse era meglio Tizio, era meglio Caio. In quel momento là era sicuramente meglio Grillo, infatti è entrato Grillo. All'inizio, secondo me, anche perché mi aspettavo da loro questa intensità qua, secondo me il primo tempo Dario ha fatto il suo. Dopo in fase offensiva magari non è stato solo lui, anzi non era lui poi a doverla dare, ma tanti altri. Abbiamo mancato un po' in appoggio offensivo, in qualità, sicuramente sì. Io penso che quando un giocatore fa un gol così bisogna solo applaudirlo e basta. Adesso stiamo qua a discutere, se questo sposta la palla, va a 200 all'ora e su un campo così becca l'incrocio, bisogna dirgli bravo, il resto è aria fritta, dai su, ragazzi, il calcio è fatto anche di queste cose qua, è stato bravo lui, ci ha provato, ci è riuscito, bene così, non ho niente da dire in proposito, lì in quel momento lì eravamo tra le altre cose, se non mi ricordo male, anche leggermente scoperti, quindi secondo me i difensori hanno fatto bene a lasciargli un attimo di spazio, perché se l'avessero attaccato subito ci saremmo scoperti probabilmente dalla parte sinistra, se non mi ricordo male, dovrebbe essere così, quindi ci sta, è stato bravo. Ma io sono contento di vedere che l'impronta che era stata data l'anno scorso è rimasta, poi al di là del modulo di qualche giocatore che è cambiato, però l'intensità, l'aggressività, la voglia di ripartire, cioè Renato mi è piaciuto, da questo punto di vista vedo che l'identità è rimasta quella, vedo che i giocatori hanno acquisito anche un po' più di sicurezza e quindi per me è un piacere vederli, non, al di là di tutto faccio un plauso perché hanno fatto un gran primo tempo, ecco. Dopo ci stava anche, come ha detto giustamente tuo collega, che il secondo tempo la vincessimo noi, perché dopo il calcio ha fatto anche di queste cose qua, come dicevo prima al signor Mariani, alla fine quello che resta sono i punti, tu puoi fare delle grandi prestazioni, dici bravi 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 un punto, bravi 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 un punto, bravi 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 un punto, dopo a un certo punto cominci un po' meno bravi zero, un po' meno bravi zero, capita a tutti, è normale, questo è il calcio.
Federico, un Colella che non si reputa soddisfatto della prova della propria squadra, specialmente nel primo tempo, però assolve invece i suoi sul gol subito. Sì, lui vabbè, diceva che non si ricordava bene, lì per lì sono sicuro che l'ha riguardata e ha trovato il problema, perché lì secondo me invece la difesa doveva chiaramente coprire il centrocampo, che il centrocampo aveva la linea decisamente più alta per provare in quel momento una fase di attacco. Poi Vassallo ha giocato tutta la partita un po' più alto degli altri, ma si vede nell'immagine che Castiglia arranca dietro per coprirlo, probabilmente Iapichino prova a intercettare Scaccabarozzi, ma facciamo così Federico, con la nostra regia riguardiamo il gol del Renate, abbiamo isolato la sequenza, almeno l'analisi la puoi affrontare al meglio, aspettiamo che sia pronta l'immagine con il gol di Scaccabarozzi che va a ricevere, ecco, palla sulla linea. Ecco, vedi, qui chiaramente Castiglia arranca, mi sembra vada Iapichino in marcatura, non doveva essere lui, lì se la difesa accompagnava adeguatamente la linea di centrocampo sicuramente attaccava prima, oppure metteva, che qui è chiaro, qui saltato il filtro a centrocampo la difesa un po' tardi si è mossa, quantomeno il primo difensore lì, vedi? Poi lui pensa un giocatore di Lega Pro fa un grande gol, per carità, sì, cioè, insomma, è un campionato talmente mediocre ci riprova 20 volte, fa un grande tiro, poi tira nel momento giusto, vedi, tira nel momento giusto quando arriva all'uomo, un gol pazzesco, sì, gamba perfetta, no un grandissimo gol, certo, prendere palla nella sua metà campo, arrivare a tre quarti indisturbato, insomma. Ecco, anche quello che fa così, non so se ci guardi, siccome il 9 poi l'avrebbe preso un altro, Marzia, poteva uscire prima. Sì, guarda, quello fallo, rivede un po'. Dovevano essere usciti un po' tutti. Castiglia prima, no? È morto. Questo, Ginassi. Ecco, quello Ginassi, che si Ginassi, Ginassi. Ginassi. Ma anche per un altro motivo, perché poi lì non, siccome non ti aspetti il tiro, no? Lì cerchi di mettere anche in fuorigioco le altre punte, quindi a maggior ragione dovevi salire, cioè rimanere in quel modo statici con uno che rientra e un altro è proprio una scelta sbagliata. Su errori tecnici si possono fare, dai, le fa la Juventus, le fa, ma le fanno tutti. Voglio parlare di Bonino, perché ora ci vediamo anche il gol del pareggio della Roma Urziena, segnato proprio da Cristian Bonino, che ancora una volta ha inciso sull'andamento della partita, segnando il suo quarto gol. Siamo pronti, credo, con il gol del pareggio. Un'azione veramente pregevole, Dominelli, Vassallo, poi il tocco di Guerri e Bonino realizza la rete. Carlo, Bonino ancora una volta, insomma, si configura come un uomo decisivo per il Siena. È stato intelligente a eludere il fuorigioco, perché ci mancava Bonino, guarda, sì. Guarda, vedi? Abbiamo il fermo immagine, questo è un sintomo di intelligenza calcistica, capito? Questo è il fermo immagine, Bonino è tenuto in gioco qui il terzino è Anghileri, quindi Bonino parte in posizione regolarissima. Si è sputtanato. Perfetto. Vai. Comunque avevamo detto come fosse, siamo in onda, certo Carlo, non siamo microfoni spenti, non facciamo comunque sia. Il gol di Bonino da opportunista, da rapace dell'area di rigore, ma sarà ancora il caso di tenerlo fuori così a lungo? Te l'ho detto, io la mia idea, te l'ho detto Valè, sono dei giovani promettentissimi, però se gli dai l'importanza oltre modo, capito? C'è caso che poi ti freghino anche, cioè che cominciano a montarsi il capo. Io penso che qui abbia ragione e vada gestito, e lo sta gestendo bene. Guido? Probabilmente in queste tre partite in sei giorni tra Lucchese, Viterbese e Olbia, credo possa partire almeno una volta dall'inizio, perché insomma anche se la rosa ora è più risicata, visto i tanti infortuni, anche se alcuni dei quali sono capitati a ragazzi che non hanno mai giocato, penso che Bonino sia uno di quelli che insieme a Masullo, mi viene in mente, insieme ad altri, possa fare qualche minuto, qualche partita all'inizio, visto insomma gli impegni sono molto ravvicinati. Però quello che dicevo prima, insomma, il Siena fondamentalmente ha tre attaccanti, considerando che tra titolari e partita in corso giocano tutte e tre, è un'arma importante anche partendo dalla panchina, volendo.
Ovvio che insomma Marotta e Mendicino l'hanno giocate praticamente tutte, quindi io non ci vedrei nulla di male. Quindi forse se... Marotta ha steccato la prima. Sì, sì, forse le, sì, è stato Marotta, c'è da dire che anche quando non trova la conclusione verso lo specchio e la porta, come è successo ieri, dà sempre l'impressione di dannarsi comunque l'anima, di rincorrere. No, certo, giocatore monumentale, sì, dà una bella sensazione, è chiaro. Comunque sì, ha fatto una, insomma, sono stati tanti ieri, secondo me, sinceramente, a fare una partita piuttosto mediocre, tra cui anche lui. Chi non ha disputato certo una partita mediocre, l'abbiamo detto, è Cristian Bonino. Ascoltiamoci le sue dichiarazioni nel post partita fra Renato e Robo Urziena e poi torniamo in studio. Ah dai, sono contento, peccato per il pareggio, però ce li facciamo domenica. No dai, è stato, devo dire che è stato molto bravo Vassallo a vedermi, perché comunque non è una palla facile da dare, ma ha messo una palla in porta e toccava solo a me far gol, non potevo sbagliare. Primo tempo abbiamo sofferto molto, avevano 9 che comunque teneva su palla, faceva salire la squadra, hanno avuto varie occasioni, anche su quella del palo, però comunque abbiamo tenuto la partita, siamo rimasti calmi e alla fine comunque secondo me è giusto il pareggio, perché comunque loro hanno avuto, a parte quell'occasione del palo, non hanno avuto comunque occasioni nitide da far gol, poi ha inventato un euro gol, quindi non si può dire nulla, vuoi così cosa devi fare? Sì, spesso nel secondo tempo siamo forse più propositivi. Dobbiamo cercare di carburare da subito e cercare di partire come secondo tempo nel primo tempo. Se riusciamo a fare questo, secondo me possiamo fare un ottimo campionato. Sì, dai, io l'anno scorso purtroppo ho avuto un grave problema fisico, che è la pubalgia. E sono stato fermo, praticamente sono stato 5 mesi di stagione. Ma mi ha penalizzato molto questa cosa, infatti anche quest'anno il primo mese io non stavo fisicamente, stavo veramente male. Adesso è un mese e mezzo, circa due, che inizio a star bene fisicamente, sono contento. Adesso sto ritrovando anche comunque il giusto rapporto con la rete, quindi sono contento e sono contento che comunque i risultati stanno arrivando. Stiamo comunque crescendo come squadra, iniziamo comunque a gestire meglio alcuni meccanismi, diciamo, insomma, piano piano stiamo venendo fuori. Ah, io me lo auguro. Speriamo bene, dai, io sono convinto che comunque la squadra c'è, il gruppo è unito, quindi tocca solo a noi imbroccare la strada giusta. Questo Cristian Bonino. Prima della pausa però, Irene, un'altra curiosità su un ex bianconero. Torna in panchina Francesco Ciccio Cozza, ex centrocampista del Siena nella stagione 2006-2007, è ricordato soprattutto per la rete segnata contro il Milan. Cozza, dopo le esperienze da allenatore di Catanzaro, Pisa e Regina, si è infatti accomodato sulla panchina del Sicula Leonzio, ambiziosa squadra della città di Lentini, impegnata nel girone I della Serie D. Esordio con il botto per il mister Cozza, vittorioso per 0-3 sul campo della Versa Normanna. La vetta della classifica, occupata dall'Igea Virtus, è a 6 punti di distanza. Abbiamo visto anche su Siena TV delle immagini di repertorio, Cozza con la maglia del Siena, il gol di Cozza contro il Milan e poi un Cozza da allenatore della Sicula Leonzio. Momento della pausa e consigli dei nostri sponsor e poi in studio per l'ultima parte di Calcio Spettacolo. Ultima parte di Calcio Spettacolo, abbiamo esaurito l'argomento Renate e Robo Urziena, adesso ci tuffiamo sul campionato di Lega Pro e poi ovviamente il tema societario, i nostri ascoltatori fremono con i propri messaggi e noi le leggiamo subito alcuni. Una domanda, esiste una masochistica teoria holleliana secondo la quale deve giocare sempre Mendicino al posto di un sempre ottimo Bonino? Gianluca. Federico, ti faccio rispondere al nostro Gianluca. Ma sono completamente d'accordo con Gianluca. Io, ma anche alla luce di del minutaggio della media goal che hai citato tu, Giulio, all'inizio di trasmissione, cioè qui siamo di fronte a un gol ogni 60 minuti, è vero. Subentrare è più facile rispetto sì, a Mendicino ne ha uno ogni 314. Ecco, però bisogna anche dire che Bonino ha realizzato gli stessi gol di Mendicino e Mendicino ha un minutaggio che alla luce di tutto, delle prestazioni, appare quantomeno esagerato al tifoso medio, insomma, almeno per me.
cioè un giocatore che fa sicuramente utile, sicuramente è una buona spalla per Marotta, però insomma non mi sembra che, cioè io penso che Bonino possa avere qualche possibilità scalzare. In più, è come. Ancora altri messaggi? Ricorda il signor Castellani che un certo Paolo De Luca ci ha insegnato a sognare. Lui se ne è già dimenticato? Io non accetto il vivacchiare in Lega Pro. Sia chiaro, un tifoso che sogna ancora. Bisogna sognare. Aspetta, sì, Carlo, questo tifoso sogna, non vuole mantenere i piedi per terra, come te invocavi di fare. Allora, bravo Guido, ieri è stata la prima volta che ci ha detto cose da dirigente, cioè che lei e la mamma si sono autonominati ed è una novità rispetto alle solite cose trite e ritrite a cui ci ha abituato in ogni post gara. Condivido il Federico Passeri pensiero, lui e la mamma, non lei, scusate, ma insomma, continua dicendo, ma insomma il Renate si è scoperto se andava a 2000 o a 5000 all'ora, Leo. Credo che l'Olbia abbia un organico peggiore del nostro ed è davanti. Fosse nella società un colloquio con Mignani per il prossimo campionato ce lo farei. Credo che verrebbe a Siena più che volentieri e con ben altri stimoli. Rick. Caro Rick, in estate un piccolo contatto con Michele Mignani ci fu, però almeno le parti insomma non rimasero reciprocamente soddisfatte del loro incontro. Anche Guido me lo potrai confermare, sì, perché è una notizia che avevo condiviso anche insieme a te. Certo. Abbiamo altri messaggi? Me lo rileggete per favore il messaggio di Massimiliano? Ma cosa vuol dire gibboso al Musa? Al Musa stasera è molto incalzante con le sue battute. Io ricordo da dove veniamo, dalla Serie A, Mago. È scatenato un bel dibattito, Carlo. La presidente Anna Durio ha messo soldi suoi, Federico Trani ogni settimana ci mette la faccia. Il Siena Calcio nel recente passato non ha mai avuto una proprietà così disinteressata e così presente, una qualità quasi unica nel mondo del calcio. Oscillano le opinioni dei nostri ascoltatori, facciamo così Rene, visto che l'argomento societario incombe, ne parliamo e ne approfittiamo però con l'ausilio delle parole di Federico Trani appunto per trattare l'argomento nel post gara di Renate Roburziena, Trani sulla società e poi di nuovo qui in studio. Si è tenuta l'assemblea famosa dei soci, si è tenuta via telematica, via PEC, visto l'impossibilità di farla a livello personale e c'è finalmente la società ha un nuovo consiglio d'amministrazione che è composto dalla presidente Anna Durio e dal vicepresidente e sottoscritto Federico Trani. E, per cui la società finalmente ha un consiglio d'amministrazione e l'assemblea è stata fatta e quindi si potrà lavorare per quello che riusciamo a fare. Le figure dei soci di minoranza ci sono sempre, non sono nel consiglio d'amministrazione, cioè è stato scelto per determinati ruoli e determinate possibilità che per cui posso aiutare nella gestione della società rispetto alla figura dell'amministratore delegato che ha qualche limite in più, quindi abbiamo optato per questa scelta per la funzionalità della società. Ma io penso che giochiamo lunedì con la Lucchese e che giochiamo in casa davanti a spero un grande pubblico, anzi è sempre un grande pubblico come hanno dimostrato i tifosi oggi che sono venuti, e giochiamo davanti alle televisioni nazionali e quindi c'è da pensare di fare una gran partita lunedì e di cercare di ottenere i 3 punti con la Lucchese. Al mercato c'è ancora tempo, c'è ancora un mese e c'è anche Babbo Natale, quindi ci abbiamo tempo per arrivare. L'ultima domanda, anzi la risposta di Trani era riferita al calciomercato, era stato stuzzicato sull'argomento. Parliamo appunto dell'attualità, Federico, riparto da te. Federico Trani ha rivelato come l'assemblea dei soci di Roburziena SRL si sia svolta per via telematica.
l'articolo 11 dello statuto di Roborsena prevede anche questa eventualità. Tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno, i soci di minoranza hanno poi espresso il loro parere sulla nomina di Anna Durio come presidente e del figlio Federico Trani come suo vice, con 8 favorevoli, compresa la stessa Durio, da come emerso anche dalle dichiarazioni rilasciate a margine da Anna Durio a quotidiano per cui Guido scrivi La Nazione. Quindi adesso la società è pienamente operativa nella propria gestione. No, ecco, infatti qui io mi sono posto delle domande, infatti mi rimetto alla clemenza dei giornalisti in sala che ne sanno più di me, perché Federico Trani ha parlato nell'intervista di PEC, quindi di posta elettronica certificata, cioè io sentendo l'intervista ieri alla vostra emittente avevo capito, perché lui ha parlato anche del 27 d'ottobre, quindi avevo inteso che lui avesse mandato una PEC, quindi un'email certificata agli altri soci, probabilmente chiedendo di votare in un determinato modo. Dopodiché leggo oggi sul giornale da te citato che è stata mandata, raccomandata o ricevuta di ritorno. Allora mi chiedo cosa è stato mandato e qual era il contenuto di queste missive, cioè di fatto hanno... ma chiedo perché non lo so, non perché ho la risposta. Io ti ho fornito la versione integrativa. È per capire, non perché sì. L'ho letto anche io, sono rimasto infatti un po' così. Dicevo, forse hanno proposto appunto l'incarico di presidente e vicepresidente e questo hanno votato, mi chiedo. Quindi magari il 27 ottobre, 27 novembre hanno fatto forse passare, hanno dato dei tempi. Per la risposta, i tempi sono trascorsi. Sì, e quindi... anche perché in Camera di Commercio ci risulta sia stato già depositato tutto, manca soltanto la definitiva ufficialità, avevano aspettato per questo motivo. Quindi di fatto dopo due CDA andati senza il numero legale, come c'era stato anche riferito, hanno provato questa modalità di posta elettronica certificata oppure raccomandata o ricevuta di ritorno. Hanno ricevuto il silenzio assenso o la risposta degli 8 soci, come hai detto, e sì, hanno insediato di fatto, ricalcato le parole di Anna Durio. È andata così, quindi hanno insediato il CDA formato da 2 membri. Da versione ufficiale? No, speravo in questo modo di rifare un po' il quadro, perché io almeno ero un po' rimasto perplesso dalla doppia versione cartacea elettronica di questi 2 giorni. Guido? No, io la speranza è solo quella che forse siamo arrivati alla conclusione dell'attività societaria lunghissima, anche se credo insomma la società la propria operatività ce l'abbia già da un po', a dire la verità, e, però insomma mi auguro che questioni societarie, amministrative e poi con il grande scoglio del mercato di gennaio siano affrontate nel migliore dei modi, con la piena consapevolezza da parte della società stessa per il bene del Siena, guardando al futuro, che sia un futuro sereno, roseo, senza patemi d'animo. Forse, scusa Guido, Federico si chiedeva, strano come i soci di minoranza abbiano acconsentito alla nomina della Durio di Federico Trani quando avevano in precedenza disertato 2 assemblee consecutive, diramando anche un duro comunicato nei confronti proprio della proprietà. Sì, sì, assolutamente, io ho seguito i vostri ragionamenti. Sono perfetti, però anch'io mi attengo alla versione ufficiale, oggettivamente al momento non ne so di più, ecco, dico la verità. Carlo? Ma se siamo giunti alla conclusione della storia è tutto positivo, però io dico ragazzi non ci innamoriamo tanto delle persone, né degli allenatori, né dei presidenti, né dei figlioli dei presidenti, a cui è stato comprato il giocattolino per divertirsi, stiamo calmi, guardiamoli alla luce dei fatti. Quando siamo arrivati in fondo si dice è stato un buon presidente. Il dato di fatto però è che adesso la società non ha più freni inibitori e può operare, quindi dovranno parlare adesso i fatti, certo. Compreso anche i progetti, aggiungo, e quelli strutturali che hanno annunciato. Ora viene il difficile. Bravo Giulio, infatti è un aspetto importantissimo, perché c'è stata un'interessantissima intervista inizio anno, mi ricordo che io condividevo in toto, del presidente dei federissimi, un altro Lorenzo Mulinacci, che diceva appunto lasciamoli lavorare, aspettiamo una progettualità che è stata promessa, che io come tanti altri tifosi appunto aspettiamo a braccia aperte, perché i campi di allenamento e fuori io ecco se mi mettessero a scelta, lo dico sempre, una Serie B con un centro sportivo e finalmente un campaccio d'allenamento che non abbiamo mai avuto
in 104 anni di storia, sì, magari in 112, io sceglierei sicuramente le infrastrutture, perché solo dalle infrastrutture e dalla programmazione arrivano i risultati, arrivano sicuramente i risultati. Che ha visto Cremona, il centro sportivo che avevano, è rimasto esterrefatto. Quindi sono le infrastrutture e la programmazione che fanno risultati. Qui abbiamo sempre vissuto all'inverso, quindi io mi aspetto finalmente questo, ma non che facciano i campi, perché nessuno si aspetta la magia, le ruspe domani nella zona individuata. Mi basterebbe una programmazione, cioè dire una deadline, una roadmap che ci porti a una strategia anche infrastrutturale, anche di settore giovanile, anche di queste cose qui, che sono quelle che ci hanno però poi le ruspe le il Salvini le porta adesso le ieri lui te le porta, perché non facciamo pubblicità comunque siamo però comunque in parco Allora andiamo con i messaggi, perché chiaramente l'argomento tiene banco. Carlo, stasera sei scivolato su qualche buccia di banco. Quindi ora il Trani senza limiti? A me, a differenza del telespettatore che ha parlato prima, la cosa mi fa paura. Continua dicendo, leggo sul Fall. Sì, fedelissimo online. Esatto, ricevuta la raccomandata con ricevuta di ritorno, gli azionisti di minoranza hanno potuto esprimere il proprio parere, favorevole o meno, ma un parere favorevole a che? Facciamo che la PEC gli è servita per farli aderire all'assemblea, cosa che i soci si rifiutavano di fare, senti quanto gli vogliono bene, ma d'altronde è normale, questa con la ricapitalizzazione esorbitante gli ha tolto tutto. Vorrei vedere che gli volessero anche bene. Dopodiché il voto sulle nomine non avrebbe avuto storia, si potevano nominare anche imprenditrice ed imprenditore del Siena, a quel punto contavano le quote e non le teste, come contarono per Ponte quando con l'accusa di mancanza di affectio societatis fece fuori il mele da CDA. Sempre su indicazione di qualcuno, nonostante il parere di contrario di tutti i soci partecipanti all'assemblea, contò il 98%. Stavolta è la stessa cosa. L'ostacolo alla beatificazione era la convocazione dell'assemblea che andarono deserta, non poteva essere iniziata. E così hanno sfruttato questo escamotage che forse proprio lo stesso Ponte lo aveva magari inserito. Allora diciamo che questi non sono da meno né meglio. Questo è un messaggio molto lungo del nostro ascoltatore che ricostruisce insomma, una versione dei fatti, partendo anche a ritroso con la ricapitalizzazione di Ponte dai 2 milioni di euro in non proprio buoni rapporti, buon sangue che non scorre tra i soci di minoranza e l'attuale proprietà, e appunto il suo parere su questa nomina di Anna Dure e di Federico Trani. A me spiace che dopo 3-4 mesi certi tifosi siano ancora lì a chiedere la testa di Colella o che si lamenti sempre della società. Mi spiace per il loro fegato, ma rassegnatevi. Messaggio di tutt'altro tenore, ne abbiamo altri credo. Sì, parlano di Bonino. A proposito di Bonino, ma cosa deve fare per giocare un po' di più? Siamo sicuri che Mendicino sia imprescindibile? No, questo è il solito, scusatemi. Ho capito bene, o si compra Babbo Natale a gennaio? La buzza sarebbe la stessa di Colella al Musa. È chiaro, Guido, che i tifosi chiedono alla proprietà, per migliorare questa squadra, anche uno sforzo nel mercato invernale, insomma, se gli obiettivi possono aumentare, chiaramente. Ma senti, io mi accontenterei sinceramente la squadra fosse migliorata e parecchio a maggio-giugno. Perché insomma, questo campionato. Sono 18 giocatori sotto contratto. Ci sono 18 giocatori sotto contratto. Io credo che a gennaio la rosa vada sfoltita, prima di tutto. Perché è impensabile avere elementi che non riescono a fare un minuto neanche in Coppa Italia. Quindi credo non sia utile, anzi, alla fine possa diventare dannoso. E detto questo, insomma, se magari già a gennaio riuscissero a trovare qualche elemento interessante che possa unirsi a quei 4 o 5 futuribili sarebbe ancora meglio, però io non ho grossissime speranze in questa fase dal punto di vista del mercato in entrata e non credo che la società abbia voglia e neanche si possa permettere, visto l'esborso recente per l'acquisizione della società stessa, di fare grossissime cose. Mi accontenterei appunto che la rosa fosse sfoltita
che magari si cercasse qualche buon elemento, per esempio l'ultimo giorno di mercato tra i giocatori che sono arrivati non sono stati utilissimi. Per esempio è arrivato Vassallo, che è un buon giocatore di categoria, ecco, sinceramente conoscevo poco, ma insomma rispetto ad altri che sono arrivati negli ultimi giorni mi sembra un buon elemento. Io credo che possiamo aspettarci operazioni di questo tipo e non grossi voli pindarici, perché la situazione anche della classifica stessa insomma non credo possa invogliare una società a fare chissà che cosa. Insomma, questa squadra, come abbiamo detto insomma da un'ora a questa parte, più di tanto secondo me non può fare. Un quadro sul futuro ce l'hanno fatto anche i nostri Roberto Benincasa e Marco Maffei nella seconda parte della loro clip tattica a tavolino, come detto in versione più ridotta, e quindi ascoltiamoci Benincasa e Maffei e poi torniamo in studio. Dunque, parlando del discorso dei giocatori in campo, abbiamo detto che Castiglia ha fatto una seconda prova consecutiva decisamente sotto la sufficienza. L'altra settimana contro il Tutto Cuoio si parlò che avevamo giocato in 10, questa settimana forse abbiamo giocato in 9, perché insieme a Castiglia anche Mendicino ha offerto un'altra prova abbastanza incolore, e non è certo la prima di Mendicino. Oltretutto c'è una situazione, è che Bonino quando entra fa vedere decisamente più di Mendicino, ha già fatto 4 reti e ha procurato 2 rigori. Credo siano numeri importanti e da tenere fortemente in considerazione. Indubbiamente vero, le scelte possono essere fatte in base a tante cose, l'equilibrio dello spogliatoio, il morale dei giocatori, qualsiasi cosa può essere la giustificazione delle scelte fatte dall'allenatore. Certo è che quando c'è da prendere delle decisioni, ma quelle dovranno essere prese domenica, e lascia fuori qualcuno che magari ha fatto bene prima per fare spazio ad altri che ancora non sono in condizioni, penso che potrebbe rodere a qualcun altro. Ecco. Cerchiamo di essere un po' più realisti, non ci meritiamo, penso tutti, ma neanche la proprietà, alcune prestazioni che sono veramente sotto la decenza, metà partite sì, metà partite no. Non mi sembra la strada imboccata quella giusta per poter creare i presupposti in un progetto in cui tutti noi crediamo e in cui abbiamo veramente molta fiducia. Questo Roberto Benincasa assieme a Marco Maffei, con appunto un punto definitivo anche per quanto riguarda un possibile futuro tecnico-tattico di questa squadra. Nel frattempo, siccome è assolutamente giusto che ascoltiamo i pareri dei soci di minoranza, a rappresentarli credo ci abbia telefonato l'ingegner Pietro Mele, che saluto. Buonasera ingegnere. Buonasera a tutti e grazie di aver accolto questa telefonata. Io volevo fare solamente una precisazione per chiarire a volte quelli che sono i passaggi avvenuti. La questione è questa: lo statuto della ROPUR prevede la possibilità di fare delibere assembleari attraverso una delibera per consultazione scritta, e quindi voglio dire, quello che è avvenuto è qualcosa di previsto e perfettamente attinente allo statuto. Cioè, cosa successe? Dopo le due assemblee che non raggiunsero il quorum, peraltro per altre motivazioni di cui ora darò spiegazioni, la società mandò ai soci di minoranza la possibilità di deliberare le nomine del consiglio di amministrazione, la signora Durio presidente e il figlio vicepresidente, attraverso appunto la prevista delibera per consultazione scritta. Nel momento in cui questa, ci sono altri adempimenti che non possono essere fatti, ovviamente una modifica statutaria oppure un'approvazione di bilancio non è possibile farlo con questa formulazione. Cosa succede nel momento in cui si prevede questa procedura? Che la società invia le raccomandate, il fatto che le raccomandate siano inviate fa sì che i soci è come se fossero tutti presenti, cioè la raccomandata può anche non essere ritirata, si può non dare la risposta, si può rispondere sì o no e questo è indifferente, però la presenza è totalmente assicurata. A quel punto la delibera avviene per quote e quindi evidentemente la signora, avendo la maggioranza della,
della partecipazione sociale, ha raggiunto non solo il quorum dell'assemblea attraverso la formulazione della spedizione della raccomandata, ma anche ovviamente il quorum per fare le nomine. Quindi voglio dire, la posizione dei soci, il fatto che potessero rispondere sì, no, oppure non rispondere per niente o non ritirare la raccomandata sarebbe stato completamente indifferente. Quindi diciamo che questa nomina e queste nomine avvenute sono assolutamente legittime. La scadenza era il 26 di ottobre, sinceramente non so se ci voleva un ulteriore tempo per ratificarle, forse no, ma non è questo importante. Quindi le nomine sono assolutamente legittime, la procedura era prevista dallo statuto. Il fatto che alcuni soci abbiano votato sì, altri non abbiano ritirato la raccomandata o altri hanno votato no, questo non ha assolutamente importanza, perché non c'è una posizione muro contro muro, tutti contro tutti, perché non avrebbe assolutamente senso. Io non parlo a nome dei soci, perché i soci sono ovviamente delle persone fisiche, individuali, pensanti, ognuno ha la propria libertà di pensiero, però da parte nostra non c'è mai stata una posizione di fare ostruzionismo o quant'altro. Quando non ci siamo, molti di noi non si sono presentati all'assemblea, non si sono presentati all'assemblea perché si palesava una modifica statutaria che poteva prevedere una giusta motivazione di espulsione dei soci se questi avessero rilasciato dichiarazioni non in linea con l'interesse di assemblea. Sì, lo scrisse in un suo comunicato, ingegnere, mi ricordo. Ecco, appunto, sì. Quindi voglio dire, non c'è nessuna correlazione tra l'assemblea dei soci, che ovviamente molti non ritenevano giusto quella situazione e partecipando avrebbero corso evidentemente dei rischi sulla propria partecipazione sul futuro, mentre sulla delibera che riguarda una giustificatissima necessità di avere un organo d'amministrazione, poi al di là della legalità o meno con cui la proprietà si è insediata, ma questo è un altro discorso. Sì, questo ne abbiamo già parlato. Non c'è niente, voglio dire, da eccepire, e quindi il fatto che la società abbia un organo amministrativo è stato giustamente deliberato in maniera assolutamente legittima per la tranquillità di tutti. Quindi ci tenevo a fare. Sì, ingegnere, io la ringrazio perché ha fatto anche chiarezza, quindi mi sembra di capire, è stato le soci di minoranza, se avessero o meno votato sì, no, o avessero optato per l'astensione, non sarebbe cambiato praticamente nulla, perché il voto sarebbe stato per quote, avrebbero contato le quote, mi sta dicendo. Sì, come in tutte le assemblee, anche quelle non per delibera. Perfetto, ovviamente. Anche perché noi, non conoscendo la materia approfonditamente, ci stavamo andando con i piedi di più. Un'ultima domanda per lei, visto che insomma ha diramato un comunicato poche settimane fa, pochi giorni fa, nel quale dava annuncio di aver dato mandato al suo legale di querelare, citando appunto le parti che le aveva citato in giudizio, le chiedo a che punto è questa serie di cause e quali saranno i tempi per la decisione se la società potrà essere restituita o meno la possibilità di esercitare la prelazione. Dunque, per precisare bene la terminologia, innanzitutto il comunicato non riguardava semplicemente il fatto che io avessi dato mandato, ma il fatto che l'avvocato professor Del Re aveva depositato l'atto di citazione. Trattasi appunto di un atto di citazione e non di una querela, evidentemente è un atto di citazione depositato al Tribunale delle Imprese di Firenze, che è appunto l'organo competente, che per quanto mi viene spiegato anche a me, che evidentemente non so proprio tutta la procedura e la materia, non ne ho cognizione perfetta, però mi dicono che dovrebbero essere dei tempi molto più rapidi della giustizia ordinaria. E quindi siamo in attesa degli eventi. Non è in grado di quantificarli? Non sono in grado di quantificarli perché credo che sia possibile subito dopo la nomina del giudice, ancora non è avvenuta. Ma lei dietro le quinte cosa sta facendo? Sta cercando di lavorare nel caso in cui la giustizia decidesse di assegnargli la società per assicurare un futuro tecnico sportivo? Cosa nell'ombra sta operando? Cosa sta esattamente facendo? Allora, operare nell'ombra non significa, voglio dire, che esiste
una struttura parallela che fa delle cose a operare nell'ombra, significa solamente cercare di tenere insieme il gruppo di persone che mi avrebbero accompagnato, diciamo, nel percorso, cercando di far sì che questa, evidentemente, questa idea di poter acquisire Siena possa essere, possa andare avanti, possa essere tenuta, possa mantenere la propria struttura e magari si consolidi anche. Quindi sì, ovviamente sì, purtroppo diciamo il mio impegno per la questione Robur in questi mesi è stato molto impegnativo, avviene con continuità, con quotidianità, e sì, insomma, ecco, io spero che di poter arrivare poi a far sì che ci sia una revisione di tutti gli aspetti di illegalità che secondo me hanno riguardato tutta questa questione e che quindi ci possa essere l'esercizio del diritto che mi competeva. Va bene, grazie ingegnere. Grazie a voi, un saluto a tutti. Arrivederci. Abbiamo accolto ovviamente anche la posizione dell'ingegner Pietro Mele, che ci ha spiegato i passaggi societari che si sono in queste ore attuati. Guido? Ho ascoltato attentamente e mi hai tra virgolette bruciato appunto le domande sulla questione delle tempistiche, che insomma è un po' quella che interessa tutti, su quale tempistica si aspetta l'ingegnere e poi sul fatto di cosa lui in realtà al momento sta facendo, no? In attesa che abbiamo risposto questione agli interrogativi di Federico. Sì, guarda, manca farla apposta, diciamo, dal punto di vista societario, ma insomma credo che l'ingegnere sia stato sufficientemente chiaro. Io non so più che dire, insomma, ecco, la situazione oggettivamente è arrivata a un punto anche di difficile valutazione, no? A questo punto. Sì, anche noi stiamo mantenendo le distanze, visto che insomma la situazione è al vaglio dei magistrati, certo, della giustizia, attendiamo. Perché ci sono vari filoni, vari, sì, discorsi, dall'illegittimità della firma, estorta secondo alcuni un momento, insomma, non sì, noi ci rimettiamo a quelle che saranno le decisioni della preparazione, insomma, oggettivamente ci sono tante cose. Parlerà la legge, insomma, su esatto, questo. Esatto. Alcuni messaggi, Irene? Insomma, raccomandata PEC, anche su questo sono riusciti a non fare chiarezza. Comunque adesso siamo tutti a posto. Vi erano dei contrari? Guido, sempre prima del chiarimento. Allora abbiamo risposto, grazie all'intervento di Pietro Mele, a queste domande. Mendicino, oltre a non fare gol, le para anche i compagni. Il cambio su di lui e Guerri è sempre azzeccato. Ciao Tob. Dobbiamo dare spazio anche al nostro Filippo Tozzi, che ci fa il punto sul campionato di Lega Pro Girone A, come sempre snocciolando qualche statistica. Filippo Tozzi, siamo andati ovviamente un po' lunghi per l'intervento di Pietro Mele e poi torniamo in studio. La 15ª giornata del Girone A di Lega Pro regala un risultato sostanzialmente impronosticabile. Alla vigilia la Cremonese, seconda forza del torneo e sostanzialmente unica avversaria dell'Alessandria capolista per la lotta al vertice, cade contro la Lupa Roma sotto i colpi di Fofana e Baldassin. All'Olindo Galli il gol di Stanco non basta agli uomini di Attilio Tesser, che incassano così la seconda sconfitta stagionale, soltanto la seconda sconfitta stagionale in 15 giornate. Non fa notizia invece il 13° gol in 15 presenze, 14 delle quali ovviamente da titolare, per Pablo Gonzalez, che toglie le castagne dal fuoco all'Alessandria capolista nel testa coda contro il fanalino di coda, per l'appunto, Prato. Al Lungo Bisenzio l'Arezzo approfitta del passo falso della Cremonese soltanto parzialmente e impatta a reti bianche in casa del Gianna Erminio nell'anticipo del venerdì. Adesso i punti di distacco dai grigio-rossi di Tesser sono 7 in classifica, sono 7 anche quelli del Livorno. In graduatoria firmato il Livorno sul segno X tra le mura amiche dal Pontedera che va addirittura in vantaggio al Picchi di Livorno con Andrea Gemignani, a cui risponde Maritato al 77° minuto. Nel derby piacentino invece vincono gli uomini di Franzini grazie all'autogol del difensore del Pro Piacenza Sal, che fissa definitivamente il risultato sullo 0-1. Chi invece vede o rivede la luce in fondo al tunnel è la Viterbese, dopo 3 sconfitte consecutive, sostanzialmente un autunno terribile da incubo per i laziali. Battono
adesso la Carrarese alla 15ª giornata grazie alla doppietta di Marano che replica l'iniziale gol messo a segno da Marsili per gli ospiti. Nella parte bassa della prima pagina della classifica si registra l'1-1 del Como che al 55esimo minuto agguanta il pari con le Noci che risponde all'iniziale vantaggio del tutto cuoio messo a segno da Mercai. Pronto riscatto invece dopo l'ultima sconfitta anche per l'Olbia delle Meraviglie di Michele Mignani che stende con un 3-0 senza appello in casa il Racing Club Roma, mandando a referto tre marcatori diversi, ovviamente il solito, diciamo così, ragazzo, e a cui si aggiungono Cossu e Capello. Infine il prossimo avversario della Robur Siena nel posticipo di lunedì prossimo, ovvero sia la Lucchese al Porta Elisa, il derby contro la Pistoiese viene deciso da Forte e da Terrani per un 2-0 che riavvicina l'Olandesina, o meglio che risucchia l'Olandesina nelle zone calde della classifica e permette alla Lucchese di avvicinarsi allo scontro del rastrello contro i bianconeri con un punto di vantaggio sugli uomini di Colella. Lucchese che attualmente è titolare del terzo miglior dato per quanto riguarda le gare consecutive senza sconfitta, con 6 alla pari del Livorno e una in meno rispetto al Gian Erminio. Non sto neanche a dirvi chi c'è in vetta a questa particolare voce statistica delle gare consecutive senza sconfitta, ovviamente l'Alessandria tuttora imbattuto in classifica. All'inizio però di questa serie positiva, per approfondire un attimo il quadro sulla Lucchese, la Lucchese era 13ª in classifica a soli 9 punti, mentre adesso ne ha 21, ma quel che è più importante ancora in chiave rossonera, ben 7 lunghezze di distacco dalla zona rossa, dalla zona calda, dal pericolo in classifica. Dopo 15 giornate, classifica che inizia a delinearsi in maniera, non voglio dire definitiva, ma comunque comincia ad assumere una forma più compiuta. La frattura tra le prime due della classe, ovvero sia l'Alessandria e la Cremonese, e il resto del gruppo inizia a farsi sentire nonostante il passo falso della Cremonese, così come sembra chiaro che per le posizioni playoff sarà una bagarre fino all'ultimo minuto. Per quale motivo? Attualmente dalla terza piazza occupata dall'Arezzo alla 12ª occupata proprio dalla Robur Siena ci sono soli 6 punti in cui sono racchiuse ben 10 formazioni. A proposito di Robur, ma sempre in ottica della nostra consueta panoramica sulla giornata del girone A di Lega Pro, un approfondimento doveroso per la seconda domenica consecutiva sul protagonista di giornata in maglio bianconero, ovvero sia Cristian Bonino. Il suo ruolo di talismano dalla panchina per mister Giovanni Colella sta iniziando a delinearsi, a confermarsi anche attraverso i numeri. È infatti il migliore per gol segnati in relazione ai minuti giocati, con una marcatura messa a segno ogni 55 minuti giocati. Meglio di lui ha fatto soltanto Proia della Pistoiese, ma fin qui ha giocato soltanto 17 minuti con un gol ovviamente messo a segno, altrimenti non sarebbe annoverato in questa particolare voce statistica. Ma diciamo Bonino, sia per gol in cifra assoluta, ovvero sia 4, sia per minuti giocati, è nettamente il migliore in questa Lega Pro. Per concludere, una piccola, diciamo così, spigolatura di carattere letterario. Ieri il gol del Renate è stato messo a segno da Jacopo Scaccabarozzi, cognome che trova anche un riferimento letterario in una delle opere di Umberto Eco, immortale della letteratura e della cultura italiana. L'opera a cui ci stiamo riferendo è ovviamente Baudolino, il quarto romanzo storico del professor Umberto Eco, che racconta per l'appunto la vita, le peripezie di questo giovane nato nell'Alessandrino di Baudolino. E uno degli amici del protagonista è tale Scaccabarozzi, Aleramo Scaccabarozzi per la precisione, di cui conosciamo anche il soprannome detto il Ciula. Per questo punto sulla 15ª giornata di campionato è tutto, un saluto da parte di Filippo Tozzi. Filippo Tozzi con una dotta citazione finale ci ha fatto il resoconto sul campionato di Lega Pro Girone A. Chiudiamo Irene con un aneddoto su un altro ex bianconero che speriamo di dimenticarci anche alla svelta, tra l'altro. Il principale pentito nel processo del calcio scommesse del 2012, costato 6 punti di penalizzazione al Siena, è ancora in attività. Ossia Filippo Carobbio, centrocampista, classe 1979. A Siena nella stagione 2010-2011 in Serie B. L'accusatore di Conte e della Robur, reo confesso di aver alterato e scommesso sul risultato di alcune partite, scontati 3 anni di squalifica, è ancora in campo. Ormai da 3 stagioni Carobbio gioca infatti in Serie D nel Civilerghe Mazzano.
club della provincia di Brescia, che ha deciso di dargli una seconda possibilità. Te Guido non era anche informato, mi sembra. Sì, sì, no, sapevo già in Lombardia, non mi ricordo dove, però sapeva già in lì, sì, in Lombardia. Ha dato asilo a Filippo Carobbi. Prima di chiudere ci guardiamo anche la schermata del sito di Rob Urziena, che appunto ha aggiornato l'organigramma societario. Possiamo appunto vedere come Anna Durio sia stata nominata presidente, il suo vice Federico Trani e poi Vaira, in primo tempo si parlava di direttore generale, invece sarà coordinatore dell'area sportiva, Giovanni Dolci il direttore sportivo, Stefano Osti segretario generale e poi responsabile ufficio stampa Tommaso Salomoni. Per questa sera è tutto, ringrazio Irene Pagliai per essere stata in nostra compagnia. Grazie a voi. Ormai sei sempre più dentro la materia, Irene. Sì, ormai sono inserita. Guido De Leo della Nazione. Grazie a voi. Carlo Castellani, un gradito ritorno. Insomma, fatto un casino. Un po' di no, giorni, ma insomma, qualche fuori programma era da attendersi. Grazie, no, dai. Federico Passeri. Grazie, grazie per l'invito. Un ringraziamento in regia a Franz Plantone, a Diego Gasparoni, alla camera Roberto Corridori. Io vi lascio in buona compagnia, scusandovi con il ritardo, perché arrivano Giovanni D'Agostino ed Alessia Collini con il loro punto sul calcio dilettanti. In studio questa sera i giocatori della Collegiana, puntata quindi da non perdere. Per quanto riguarda calcio spettacolo, lunedì prossimo faremo una versione un po' più corta dopo la partita contro la Lucchese, al termine una sorta di post gara, saremo qui insieme per le interviste e gli highlights. Da parte di Giulio Valenti un ringraziamento, una buona serata a tutti, sempre in compagnia dei programmi di Radio Siena TV.